Buongiorno a tutti e a tutte, sono Micaela. Oggi avrei voglia di seminare con voi dell'aglio. Allora, prendiamolo un po'. Eccolo! Osservatelo bene, osservate com'è e annusatelo anche. Mi raccomando, toccate e annusate. Allora, per il nostro esperimento ci serve del terriccio. Ci serve dell'aglio e un vaso. Allora iniziamo. Si prende l'aglio, eccolo qua, guardatelo bene, e si apre per ottenere tutti questi spicchietti. Si apre bene, ecco qua, uno alla volta. E lo appoggiamo. Usate gli spicchi più grandi, gli altri invece possono servire per cucinare, Mi raccomando, non buttiamo via nulla. Ora ho riutilizzato un vecchio vaso, come potete vedere, poi del terriccio che avevo a casa, e inizio a mettere il terriccio dentro il vaso. Cerco di spezzettare bene bene la terra con le mani. Sentite che sensazione dà? Ma com'è? Spezza, spezza e con calma e pazienza riempiamo bene il vaso. Il vaso non l'avevo di 30 cm di diametro, però non deve essere troppo piccolino, Mi raccomando, eccoci qua, siamo alla fine. Spezzetto bene bene e mi diverto. Ultimi rintocchi, eccoci qua. Ci sono anche dei ramoscelli, c'è un po' di tutto. Ora inizio a fare i buchi. Devo stare ben attento, attenta a tenerli a distanza di un dito della mamma o del babbo e di mettere la parte piatta dell'aglio nel terreno, ok? Guardate come sto facendo io. Poi copro bene con il terriccio, quindi un buchino profondo all'incirca 3 cm, chiedeteli al babbo e alla mamma, E poi ricopro con la terra. Copro bene. Eccoci qua. E siamo pronti. Siamo pronte. Io l'avevo già fatto 15 giorni fa. Eccola là. Dopo 15 giorni io ho ottenuto questi risultati. Le vedete? Le piantine? Guardate, è stata veramente un'emozione meravigliosa e mi hanno dato tanta energia e vita. E ricordatevi allora, se volete farlo con me, l'occorrente, un vaso del terriccio e dell'aglio, ok? Ma non vi preoccupate, intanto il vaso può star fuori. E se non potete farlo, lo guardate con me. Un super bacio!